Cari amici, buona giornata, buona settimana. Nel cammino della nostra storia siamo arrivati a lunedì 13 luglio e siamo nella settimana quindicesima del tempo ordinario. Come vedete, è tornato Don Martino perché in questo nostro servizio al commento quotidiano della parola vorremmo alternarci una settimana l'uno, una settimana l'altro, così varie voci commentano in modo vario e più completo la parola del Signore. Lo schema è sempre lo stesso, però invochiamo lo Spirito, leggiamo il Vangelo, cerchiamo di trovare il messaggio del Vangelo in se stesso, un'applicazione alla nostra vita personale, una preghiera rivolta al Signore e la conclusione nella benedizione. Iniziamo allora una preghiera allo Spirito Santo che ripeterò durante tutta questa settimana. Preghiamo così. Santo Spirito, vieni. Vieni e togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, pellegrino nelle nostre strade per amore, crocefisso e risorto per amore nostro, per amore mio. Santo Spirito, vieni, vieni e donaci la sete della parola di Dio. Rendi il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo, vieni, vieni soffio che porti la parola e silenzio che stai nel cuore di essa. Vieni. È un brano piuttosto lungo quello che leggerò sempre dal Vangelo di Matteo e rappresenta la conclusione del discorso missionario di Gesù rivolto ai suoi apostoli. Ascoltiamo, siamo allora sempre al capitolo decimo di Matteo, gli ultimi versetti. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi amici, i discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ecco allora, come dicevo all'inizio, nella presentazione di questo brano del Vangelo, siamo alla parte finale del capitolo 10 di Matteo, la finale del discorso missionario di Gesù.
istruzioni che Gesù dà ai suoi 12 apostoli, dopo averli chiamati a sé e nominati uno per uno. Che cosa dice questo brano del Vangelo, piuttosto articolato in alcune parti? Potremmo dire in due parti. La prima, dove Gesù esige da parte dei suoi amici un amore totale per sé. Dovete essere disposti, dice, ad amare me più di vostro padre e di vostra madre. Anzi, aggiunge, più della vostra stessa vita. Perché amare me vuol dire seguirmi nella via dell'amore che porta necessariamente a una rinuncia di sé, alla croce. Come vedete, il messaggio è molto forte, molto esigente. D'altra parte, questa è anche una vocazione speciale nella Chiesa, la vocazione all'apostolato. E però poi Gesù annuncia una cosa molto bella, fa una specie di promessa e dice: in voi sono presente io, per cui chi accoglie voi accoglie me, e accogliendo me accoglie il Padre. Non solo, ma un trattamento di attenzione, di cura, di affetto, di ospitalità fatto nei confronti vostri o anche di qualsiasi persona accolta nel mio nome è come fosse fatto a me. Avrà la ricompensa che io stesso darò a lui. Quindi in questo testo, in questa conclusione del messaggio missionario di Gesù, c'è una doppia sfumatura. Da una parte l'affermazione che Gesù esige un amore totale. Dall'altra la promessa che Gesù è presente nel suo apostolo missionario e che qualsiasi gesto fatto in suo nome, perché in lui, nell'apostolo, riconosciamo il Signore, è fatto a lui. Ha una debita ricompensa. A me dice qualcosa di importante questo brano del Vangelo. Tanti sono gli insegnamenti, non si possono riprendere tutti. Quello che io avverto importante per me rileggendo questo testo è esattamente questo. Come è importante nel mondo, nella storia, nella Chiesa, la missione, il compito, la vocazione all'apostolato. La vocazione all'apostolato, nella sua forma più completa, è un dedicare tutto se stessi alla causa del Regno, seguendo Gesù. È in qualche modo riprodurre nella storia ciò che Gesù ha vissuto, ha compiuto, ha predicato, è stato. È proprio per questo che Gesù chiama alcuni a un dono totale, sequestra alcuni tutti per sé. Ci viene in mente in questo momento la bella, splendida figura di Paolo Apostolo, il quale, lo conosciamo leggendo i suoi scritti, dice che in pratica non vive più lui, ma Cristo vive in se stesso. Ecco, la figura dell'Apostolo, della persona dedicata totalmente alla causa del Regno, seguendo Gesù per il servizio d'amore agli uomini. Ecco, mi sembra importante che chi crede nella Chiesa si preghi per questa missione apostolica, perché Dio continua a chiamare apostoli, perché il mondo ha bisogno del loro servizio, di rappresentare pienamente, totalmente, generosamente la figura, la missione, il compito di Gesù nella storia. Ecco, preghiamo allora perché questo avvenga, trasformiamo questi pensieri in una preghiera semplice, cordiale, rivolta al Signore. Signore Gesù,
tu hai scelto tra tutti i tuoi discepoli alcuni, 12, gli apostoli. È la grazia dell'apostolato. E a costoro tu chiedi un amore più grande, che l'amore verso di te superi qualsiasi altro amore. Che non manchi anche oggi alla storia, al mondo, alla Chiesa, la figura dell'apostolo, totalmente dedito alla causa, totalmente al servizio del regno, sulle tue orme, sulle orme del Maestro. Amen. Al termine di questo breve incontro, è bello leggere il Vangelo, commentarlo, sentire che parla al nostro cuore, ci benediciamo con la benedizione che è ormai entrata nel cuore di chi segue questo programma. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci.